Ciao, volevo dirvi che questo video è stato diviso in due parti perché è troppo lungo, quindi voi lo vedete la prima parte oggi e la prossima volta la seconda parte. Volevo sapere da voi se vi va bene e se per caso il mondo si bugga, se per caso si crea un bug nel mondo e perché Minecraft non è perfetto, purtroppo. E farò cosa faccio? Creo un nuovo mondo e faccio altri episodi, altri video e comincio una nuova serie, sempre su Minecraft, ma non cambierò la playlist, rimarrà sempre la stessa. Oppure ci fermiamo qua, quindi scrivete un commento, datemi la vostra opinione, mi raccomando lasciate like perché mi sono impegnato per farvi questo video e anche a fare la costruzione. Detto questo, buona visione, alla prossima. Benvenuti in questo video, sono Gianni95 e questo è Minecraft. Allora, vedete il mio villaggio? Benissimo, perfetto. Vedete con l'armatura di diamante? Perfetto, cioè ho tutta l'armatura di diamante con riparazione 1 sopra, quindi questa armatura sarà praticamente infinita, perché avendo la farm di oggi, che vedrete, la tripla farm di zombie, che ho aspettato a farvi vedere perché volevo completarla. Naturalmente non ho completato il tragitto ad andare alla farm di zombie, quello è un po' più complicato perché è in mezzo alla montagna e quindi devo asfaltare la montagna per avere la via libera. Però tranquilli che, cioè, è tutto temporaneo, poi le cose le faccio, le porto avanti. Questo è il mio villaggio, sto facendo progressi, pian piano lo sto allargando, sto aggiungendo nuove cose. Qua c'è la farm di abete che vi ho fatto negli scorsi episodi. E quindi vabbè, la nostra farm, quella più importante per ora, perché è quella che ho fatto meglio. Infatti ho usato un sacco di materiale, un sacco di tempo per progettarla. E quindi, cioè, ci ho messo tanto. Tanto atterraggio morbido 4, quindi non mi faccio quel male la caduta. Ok, non mi faccio niente la caduta. Però vabbè, vi stavo dicendo. Vabbè, qua c'è la farm di abete. Praticamente la farm l'ho fatta. Era sotto la montagna la farm. Perché, ciao ragno, come stai? Dammi la tua esperienza. Recupera il piccone. Ok, perfetto. Qua c'è della lava. Posso prendere i sacchi di lava. Prendere la lava. Non perdo tanto tempo perché ho un sacco di cose da farvi vedere. E quindi devo sfruttare il tempo a dovere. Infatti non userò quella lava per cuocere la pietra, cosa che di solito faccio perché sennò perderei tempo nel video. Ma andiamo a vedere questa farm. Naturalmente questa farm non è proprio vicino perché era in caverna sotterrato. Infatti se noi andiamo qua sotto, vedete che c'è una strada di ciottoli. È perché naturalmente lasciate like, assolutamente. Questo video deve raggiungere almeno 10 like. Poi se ne facciamo di più ancora meglio. Però almeno 10 like. E poi naturalmente se volete anche condividere, guardare il commentare, iscrivervi al canale. È tutto ben accetto, eh. Vabbè, qua scendevo qua praticamente. Devo andare qua in basso. Qui c'è un fiore. Ok. Vabbè, devo andare qui in basso praticamente per fare la farm, perché gli spawner di zombie stavano qua sotto. Adesso non ci possiamo più andare da qua, perché ho costruito la roba. Una gigantesca roba ho costruito. E adesso ve la posso mostrare nella sua bellezza, nella sua integrità. Naturalmente, adesso vedete lì c'è la farm di abete che stiamo sorvolando dal basso. E vabbè, ho la spada in diamante, il piccone in diamante, ho anche l'ascia e la pala. Solo che quelle non le sto utilizzando perché non hanno riparazione 1, quindi sto aspettando di metterci riparazione 1 sopra. Per ora ho tutta l'armatura con riparazione 1, mi manca spine 2 sulle caschetto, che dovrebbe essere, si potrebbe mettere secondo me. E spine 2 sugli stivali più soul speed. E mi sembra anche cammina ghiacci o passo anfibio. Non so se si può mettere tutte e due. Però intanto, vabbè, pian piano la sto incantando, la sto portando avanti. Beh, questo qua è il passaggio praticamente. Vedete la striscia di ciottoli, questa qua, che conduce. Metti una torcia qua, ok, perfetto. Che conduce, sì, è la strada che praticamente arriva qua. Io fortunatamente la strada non era lontanissima, quindi è un percorso fattibile, diciamo. E ho fatto, vedi, ho fatto la mini stanzina qua in alto. Naturalmente qua ci costruirò la stanza, ma la stanza non ve la farò vedere, cioè a meno che voi non la vogliate vedere,
Non credo che ve la mostrerò perché è solamente una copertura della stanza per scendere giù in basso e quindi ci vorrà il suo tempo. Però devo prima scavare la montagna, devo scavare tutta la montagna ed è lunga perché la montagna è grossa. E quindi spero che comunque quello che sto facendo vi possa piacere. Sto tergiversando perché è una farm gigante, quindi ho bisogno di mostrarvela per intero. Praticamente qua ho fatto una scala a chiocciola. E qua si scende, praticamente si scende, il contorno l'ho fatto in pietra, in ciottoli, e le scale le ho fatte in legno, più l'interno in legno, che è un blocco, quindi cioè, devo mettere solamente una pila di blocchi di legno, e ho fatto la scala in giù. Volevo farla tipo larga la scala, però ho detto, beh, ho già fatto la forma grande, non ho molti materiali, perché ho tutti i materiali che ho usato. Cioè, ne ho usati tanti materiali per fare questa farm. Fortunatamente ne ho trovati molti in caverna, quindi cioè non ho fatto molto trasferimento. Poi tutti i materiali che ho giù in caverna li dovrò portare su con le shulker boss. Quando avrò le shulker boss lo farò. Per ora le ceste le tengo lì, perché dovrei fare un sacco di viaggi e perdere solo un sacco di tempo. Qua vedi c'è una fessurina, perché qua c'è il tetto della farm di zombie. E quindi voi guardate tutto il video, mi raccomando, perché così vedete quello che ho fatto, perché è lungo e ci vorrà un po' di tempo. Ho fatto il lastre di ciottoli lì. E qua si sente, qua c'è la parete, comincia a esserci la parete. Qua dietro non c'è niente, solo il retroscala. E qua ho fatto l'ingresso, e allora il contorno l'ho fatto in giungla, legno, assi di legno di giungla. Sia sopra che sotto. Il tetto l'ho fatto in ciottoli, lastre di ciottoli, perché per risommiare la pietra, i ciottoli. La stanza è oscura, perché se io metto le torce qua, dopo qua dentro lo spawn di zombie non funziona, quindi io devo tenere buio, anche se c'è la probabilità che i mostri spawnino qua, sperando che non spawnino i creeper ovviamente, e anche uno scheletro, darebbe un po' di fastidio, però i creeper sono i peggiori, quindi meglio tenerli lontani, però stavolta devo tenere scuro perché sennò non si vede, cioè non Non è, lo spawner non fa quello che deve fare, il suo lavoro comunque, non spawnano più zombie. Poi ho fatto il pavimento in betulla, ok, le pareti della farm interna l'ho fatto in quercia, poi ho messo un po' di ceste, qua adesso vi faccio vedere che cosa ho dentro il cesto, ho un po' di materiale, un po' di risorse. Anche oro, ferro, lapislazzuli che ho trovato qua in caverna mentre scavavo appunto la farm dei zombie, che è gigantesca, che vi ripeto, quindi guardatela tutta dall'inizio alla fine. Se no, cioè non ha senso che io faccia i video se non voi non li guardate. Quindi io vi sto portando dei contenuti molto belli. E mentre vi faccio vedere le chest, qua vi dico le cose. E qui. Questo è tutto quello che rimane dagli scavi qua sotto. Dagli scavi, dai piazzamenti di blocchi. Qui c'è anche la fornace che potrei utilizzare, ma l'ho solo piazzata lì perché l'avevo da parte, quindi l'ho utilizzata. Poi qua, vabbè, qua c'è lo spawn di zombie. Qua lo zombie, vedi, viene verso di me. Ma cadrà perché viene. Vedi? Lui pensa che ci sia il terreno. Guarda, vedi, pensa che ci sia il terreno. Quindi lo zombie cade. Lo zombie cade. Quindi ho fatto un contorno di lastre di legno, un contorno di botole, poi un altro di lastre, un quadrato di lastre, poi botole e poi l'ultimo quadrato centrale delle lastre dove c'è lo spawner che adesso sta producendo zombie. Adesso vediamo se produce un altro zombie. Vai, e vedete quanto io farmo, quanta esperienza e zombie riesco a farmare in così poco tempo. Quindi questa farm, vedi che spawnano anche direttamente sui buchi, quindi cadono giù. Questa qui c'è la porta, ovviamente. Qua dovrei mettere una porta, secondo me, però. È molto più carino con la porta, secondo me. Con la porta, tanto le porte le abbiamo, quindi possiamo utilizzarle. Mettiamo qua. Così con la porta è molto più bello e sicuro e non c'è problema. Qua ho anche un po' di carbone perché durante la caverna, cioè qua, durante gli scavi ho trovato carbone, ho trovato ferro, ho trovato lapislazzuli, un sacco di ferro ho trovato. 41, questi 41 di ferro sono derivati dai zombie perché io ho la spada con il saccheggio 2.
Quindi un po' di ferro me lo dà, anche se non è che sia Kaijo 3 perché non è proprio mazzata la spada, però pian piano la farò, tanto ho il villager con Kaijo 3, quindi posso ottenere con gli smeraldi l'incantesimo. E 41 di ferro solamente dagli zombie. Poi questi sono tutti i minerali che ho scavato, e più blocchi di decorazione tipo l'ardesia e i ciottoli, che sono quelli di maggiore numero, oltre appunto alla granito, al granito. Poi ho trovato dei blocchi di magma puramente a caso qua sotto, e ho scavato e ho preso. Poi continuiamo con la nostra esplorazione, il nostro visionare la mia farm. Allora, ho fatto le lastre intorno per contornare le scale, così posso passare al secondo piano, partendo dall'alto, perché poi in realtà magari questo sarebbe il terzo piano e quello lì sarebbe il secondo, però per semplificare la spiegazione della farm, devo dirvi che questo è il primo piano e quello lì è il secondo. Allora, poi ho fatto le scale, ho fatto le pareti a scacchi, tre di ogni tipo di materiale, di quelli di diorite, andesite e granito. Ho fatto a scacchiera, una cosa a diagonali comunque. E ho contornato tutta la stanza questa. E non tutte le stanze sono così, quindi in molte stanze c'è qualcosa di diverso che le contorna, che le cambia. Sono davvero felice di mostrarvi questa farm perché mi ha richiesto un sacco di tempo per farla, eh. Un sacco di tempo. Anche se avevo il piccone diamante con efficienza 5, mi ha richiesto tanto tempo, quindi ho dovuto fare un sacco di lavori. Adesso mi prenderò una piccola pausa magari da questo. Da un po' da Minecraft, farò un po' Fortnite per fare un po' di missioni, farò un po' di Deep Galactic per avanzare con le missioni, con l'esperienza, con tutto quanto, così avanzerò anche in quei giochi lì, perché sennò va avanti in questo e non avanza negli altri. Io posso giocare un periodo di tempo limitato per ogni giorno, quindi devo fare un po' uno un po' l'altro. Quindi adesso finalmente posso dedicarmi anche agli altri giochi e farò anche Minecraft, però un po' meno per calmarmi un pochino, perché sono troppo agitato su Minecraft, faccio troppe cose, devo andare con più calma, perché tanto avete un sacco di video. Infatti questo video ve lo sto registrando e ve lo dico il 29 giugno, e lo vedrete, chi lo sa, in luglio, agosto, forse anche molto più avanti, forse anche a novembre questo video. Quindi mi posso prendere decisamente una pausa, perché tanto vi carico un video al giorno. E quindi ci sta tantissimo. Allora, ho fatto le scale in giungla di qua e di qua. È un po' buio perché non posso mettere torce, sennò dopo lo spawner non funziona. Infatti prima non funzionava, c'era luce dappertutto, non funzionava lo spawner, ho dovuto sistemare. Poi ho fatto qua nel secondo piano, ho fatto il contorno, ho fatto gli angoli il quadrato superiore qua sotto al primo piano, sotto a questo primo piano l'ho fatto in andesite. Poi ho fatto il contorno, gli angoli in ciottoli e le pareti sempre in legno. Poi ho fatto il pavimento a tre lastre di betulla centrali e il contorno di lastre di ciottoli per risparmiare. Poi qua ho continuato per tutta la stanza, le pareti le ho fatte in andesite, non due blocchi di altezza, perché praticamente ho messo un'altra porta qua, quindi due blocchi di altezza, ho fatto l'andesite tutta completa. Qua c'è l'acqua, perché devo mettere praticamente a distanza 4 di orizzontale e verticale 4, ci ho messo l'acqua, così i zombie che cadono giù dalle botole finiscono nel buco lì in mezzo. Subiscono anche un po' di danno, però riescono a non morire, appunto, perché c'è un buco. Vedete che cadono? Vedete che funziona? C'è un buco veramente basso, cioè non è troppo basso, in modo da non far morire i zombie, perché mi serve l'esperienza, quindi i zombie devo ucciderli io. E vabbè, questa farm me la sto spiegando molto bene, così se volete replicarla nel vostro mondo potete farlo. Poi ho fatto qua la scaletta di legno. Qua la scaletta di legno ho fatto, perfetto.
Perfettamente in legno, completamente in legno. Poi ho fatto l'ingresso, naturalmente il contorno l'ho fatto in ciottoli, sia l'angolo che la parte sotto del pezzo della stanza. Poi poi ho fatto le pareti in andesite. Il pavimento l'ho fatto una striscia di un contorno di legno di betulla, un contorno di legno di giungla, un contorno di legno di betulla, un contorno di legno di giungla, un contorno di legno di betulla. E ho fatto tutto la sistemazione a quadrato. Poi qua c'è la parete perché è la discesa della farm, praticamente questa qua. Quello che avete visto prima dove cadono i zombie cadono qua dentro. E qua c'è la seconda farm di zombie, incastrata con l'altra, quindi è stato un casino anche modificare tutto perché prima non era così, eh. Quindi guardate, se avete visto gli scorsi episodi, vi avrò mostrato, credo, la farm incompleta, cioè non ancora realizzata, proprio da zero. Quindi avete visto il cambiamento da lì a qua. Poi ho fatto il contorno in ciottoli e le pareti in quercia. L'interno l'ho fatto sempre in lastre di legno, botole, lastre di legno, botole, tutto in quercia, eh? Lastre di legno, botole, fino al centro dove c'è lo spawner. Sentite quanti zombie ci sono, è tanti zombie, è parecchio roba, cioè. Fa un sacco di zombie questa farm. Poi vabbè, tutto intorno, qua c'è un'altra stanza, qua praticamente conduce a un altro spawner. Sono tre spawn in totale, tre farm di zombie, tre spawner. E praticamente a questo spawn non ci posso andare adesso, perché se voglio farvi vedere quanti zombie riesco a produrre con questa tripla farm, o almeno con ogni singolo spawner, devo stare qua, perché se vado di là nell'altro, qua i mob despawnano, perché io vado troppo lontano e despawnano, quindi devo mostrarvelo dopo. Dove la mostrerò dopo, quella stanza lì, quella zona lì. Poi qua ho fatto un'altra scaletta. Ho cominciato a utilizzare l'artesia perché sto scendendo vicino ai livelli bassi del mondo e quindi c'è l'artesia, cioè ho voluto decorare con l'artesia. Ho fatto l'interno con i ciottoli, le scale in legno, le pareti in legno, gli angoli qua in basso di ciottoli.